L'arte a Radio R è con Nicla. E sfumiamo Giovanotti, Gli Immortali, una bellissima canzone, perché al telefono con me c'è un'altra artista di Marche Centro d'Arte, la nostra fotoreporter Violetta Canitano. Pronto? Pronto, ciao. Eccola, buonasera. ciao e bentrovata qui a Radio R. Grazie sì, mille. La nostra fotoreporter scelta proprio per il suo reportage in Etiopia. È un po' strano, no? Partecipare una fotoreporter partecipare a una mostra di arte contemporanea, però in realtà Marche Centro d'Arte premia insomma anche lo sguardo di chi appunto sa cogliere degli aspetti inusuali in alcune città, in alcuni territori. E tu praticamente in questo reportage in Etiopia hai colto delle situazioni che hanno suscitato veramente delle emozioni forti. Quindi adesso ci devi dire qualcosa di te, ci devi dire qualcosa di te perché hai un curriculum abbastanza farcito. Parlane tu. Dunque, io sono una fotoreporter, nel senso che ho iniziato nel 2009 a fotografare per passione, poi mi sono avvicinata al reportage seguendo dei corsi, soprattutto con Fausto Podavini, che è il mio vape in un certo senso, e poi niente, mi sono spostata a fare dei viaggi, tra i quali quello in Etiopia, insomma, che poi mi ha portato fortuna, insomma, mi ha fatto vincere dei riconoscimenti, e non ultimo, insomma, questa bella possibilità, insomma, questa opportunità di essere ospite da voi nelle Marche, che per me è stata una sorpresa, insomma è una cosa inaspettata e graditissima. Io faccio una fotografia di reportage, nel senso che non mi piace la fotografia posata, mi piace una foto naturale, e tutte le scene che ho ripreso sono naturali, nel senso non c'è un flash, non c'è nulla, c'è soltanto la situazione che si è prestata naturalmente allo scatto, ecco. E quindi ecco, questo è il tipo di fotografia che prediligo, insomma. Ma tu sei architetto però? Sì, io sono anche un architetto e mi occupo anche di design. Tra l'altro la cosa che esula, insomma, forse dal tema della fotografia, ma sto anche organizzando una biennale della sostenibilità in Sardegna. Ah, davvero? Sì, che insomma si terrà a Nuoro nella prima settimana di giugno e si chiama Big Green. Approfitto per fare insomma questo un po' di pubblicità, perché è un evento in cui credo moltissimo, e insomma sarà organizzato appunto nel comune di Nuoro, in una location d'eccezione, quindi è un evento a cui tengo molto, in cui mi sto impegnando molto come architetto e designer, e quando... anche come fotografa, ma di fare qualcosa. Ma il periodo scusami? Dal 29 maggio al 5 giugno a Nuoro, presso l'ex artiglieria di Nuoro, appunto in Viale Sardegna. Ma tu sarà una settimana piena di eventi, insomma ci saranno ospiti, insomma si parlerà molto di sostenibilità. Certo, ma tu sei di Roma? Io sono di Roma, ecco. Sì, però sto collaborando appunto con la Sardegna, con questa associazione molto... molto attiva in campo di sostenibilità. Ho fatto diversi corsi, diciamo, sul riuso creativo, e adesso il culmine di questo progetto è l'organizzazione di questa biennale di cui sono art director nella mia socia Annalita Mameli. Fantastico. Ma come sei approdata, cioè cos'è che ti ha spinto a diventare fotoreporter? L'amore per il viaggio, l'amore per così scoperte? Inconsapevole per la gente, cioè nel senso che quando ho iniziato il mio percorso mi piaceva molto invece lo still life, non mi piaceva affatto fotografare le persone. Addirittura era proprio l'opposto. Invece poi, sempre tramite appunto il mio maestro, ho invece capito che una mano, un piede, uno sguardo, un occhio anche di sfuggita dentro un fotogramma è qualcosa di ripetibile, di speciale, di unico. Non pensavo, mi sono sorpresa io per poi quindi poi ho cominciato a inseguirla la gente. Certo, ma senti, comunque vai anche nei posti, adesso non dico che sono proprio a rischio, però insomma per una donna andare in certi luoghi non è proprio facile, quindi tu ti butti nella mischia, come funziona? Insomma, sei accompagnata magari da qualcuno del luogo? Sì, assolutamente. Dici? C'è un fixer che ci segue, poi siamo magari un gruppo, non sono da sola. Poi comunque sto seguendo anche dei progetti nella mia città di Roma, anche dei progetti tra virgolette più urbani, più
più di città, insomma, sono storie magari semplici, però che si nascondono magari delle peculiarità da raccontare, assolutamente. Quindi ho fatto, insomma, questi viaggi anche in India, insomma, in Etomà. Mi diverto, tra virgolette, anche nella mia città, insomma, seguendo le persone e raccontando anche delle storie semplici che però invece hanno una loro natura, insomma, particolare, ecco. Ma infatti il panorama umano poi alla fine lo trovi ovunque e delle storie interessanti. No, non serve andare tanto lontano, ecco, alle volte. Infatti alle volte non serve. Sì. Però diciamo che le tue foto, ecco, con queste storie raccontano anche un'altra quotidianità da quelli che noi siamo abituati. Per esempio a me mi ha molto colpito questa maternità, questa donna che sta preparando il rito del caffè mentre allatta il bambino. Sì. Cioè sono situazioni Che magari rispetto alla vita che facciamo noi sono veramente diverse. Assolutamente, quindi, ecco. Ti dico che per me quella foto ha anche un significato particolare, perché era una mattina, io mi trovavo ad Aksum e vagavo, insomma, per fare delle foto, ma così, veramente con la massima serenità. E questa ragazza mi ha chiamato in casa sua. Ah, sì? Aveva una casa tutta blu e aveva dei CD attaccati alle pareti, e lei che mi ha invitato, e ho preso il caffè e poi è uscita quella foto. Ma devo dire che è stato proprio una cosa fortuita, addirittura all'inizio nemmeno mi volevo fermare, ma in realtà lì sono molto più ospitali e disponibili che in Italia, quindi stupendo, no, anche perché veramente invitarti così senza assolutamente così spontaneo. Mi ricordo benissimo la scena di lei sulla porta che mi chiamava quasi, cioè quella foto è un regalo, insomma, che mi ha fatto proprio lei, la situazione, cioè io ho provato una bella emozione lì a stare con lei, con i suoi bambini, ma devo dire è stata una cosa così naturale, insomma, ecco, poi dopo non so se restituisce tutta l'emozione. Beh, che certo. Ho provato in quel momento, quello sicuro. Pronto? Ecco, ti stavo perdendo, ci sei? Pronto? Se ti sposti, ci sono io. Eccola. No. Io devo dire che comunque questa qui è molto bella, è una maternità, è stupenda, però la simpatia che provo nei confronti di quel bambino che salta le scarpe, quella fila di scarpe come se fossero delle trappole, lui in ciabatte, quella è stupenda, lui in ciabatte fucsia, rosa. Con rosa, con questo vestito da ometto, sinceramente, con i pantaloni in risvolto, sinceramente mi sembrava proprio un piccolo modello, quasi, no? Sì, lì mi trovava un matrimonio musulmano, anche lì invitati eccezionalmente, nel senso che noi ci trovavamo da passare da quelle parti e ci hanno proprio tirato dentro, quindi è stata una cosa inaspettata anche quella, e lì c'erano tutti questi bambini che insieme ai parenti si mischiavano, avevano il vestito della festa, quindi bellissimo. Magari il vestito che non gli sta proprio bene, però si sentivano importanti, si sentivano in una giornata speciale, insomma, no? E quindi erano felicissimi, erano pieni di, no, insomma, no, di giochi da fare, insomma, era molto carina la situazione. No, quella è stupenda, veramente. Anche perché se io guardo le riviste di moda vedo questi giovani uomini con le ciabatte e i pantaloni così, e quando l'ho visto ho detto guarda, veramente degno di uno stilista. Senti, l'inconsapevole. No, ti devo fare veramente i complimenti, e tant'è che ti abbiamo scelta, no? Poi tra l'altro con grande piacere ad esporre giù al Palariviera. Sì, è una cosa molto bella, grazie ancora. Ti è piaciuto il posto? Molto, bene. Bellissima l'ospitalità, è stato veramente un piacere essere dei vostri. Grazie. Senti, per chiudere questa nostra chiacchierata, viaggi in programma? Adesso hai qualche reportage così da credo che intanto sto seguendo questo reportage a Roma di una ragazza, insomma, sto seguendo la storia particolare di questa ragazza che è un'attrice italoamericana ed è anche malata di talassemia, quindi sto raccontando la malattia, diciamo, da un punto di vista agrodolce e vorrei far uscire soprattutto la sua vitalità, e poi credo che farò qualche manifestazione religiosa in estate. Ah, ecco, quindi vediamo adesso come riesco a dipanare i vari impegni, poi soprattutto la mia permanenza in Sardegna, che spero, insomma,
mi possa portare anche a scattare, perché la Sardegna è bellissima, ci sono dei posti meravigliosi da scattare, insomma. Senti, Violetta, io ti ringrazio per essere stata mia ospite, intanto rimaniamo grazie in contatto te, e per i tuoi prossimi progetti, magari ci sentiamo per un futuro, insomma, per un futuro senz'altro, progetto, va bene? Senz'altro, con molto piacere, grazie mille, Nica. Grazie a te, certo, ciao, grazie. A prestissimo, ciao.